Salve gamers youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Injustice, Gods Among Us. Siamo qui, Wonder Woman contro Bane. Fatemi dare un'occhiata un attimo alla lista delle mosse di Wonder Woman perché non so niente di lei. Ah, giusto, perché possiamo scegliere premendo cerchio o lazzo o spada. Io sceglierò la spada, mi sa, vediamo un po', mosse combo. Ah, lazzo, spada, vediamo un po'. D'accordo, triangolo. Che sia, la cambiamo subito. Olè! E triangolo X. Bello, bello. Ok, d'accordo, sì, ho deciso per la spada così di garba. Aia, mi stanno diventando cattivi nemici, assolutamente. Aia, oppure no, sono io che sono Pippa e non so usare Wonder Woman. Con l'asso invece come vengono? Bello, olè. Ma porca boia, fammi utilizzare quello, perché miseria. E voi non me l'ho beccato, altrimenti è un casino veramente. Aia, questo fa, la mossa di Batman, la mossa con cui fa male a Batman questa. Vieni, vai, vieni. Un, due e tre. Tanto male ti ho fatto, biatch. Vieni, dai, non abbiamo mica finito di vedere, eh. Aia, e non farò molte combo con lei, ragazzi, veramente non so usarla con bel mondo. Olè, vieni, un, due e tre. Un, due e tre, ancora. Aia. Vieni, un, due, olè. Aia, powerbomb resta incredibile. Vedi? Un, due e tre. Olè. Un, due e tre, ancora. And tua. Oh no, finisco tipo. La finisce di Bane, fa male. Aia, eccola la mossa con questa Batman, anche questa. Vai, colpisce, game over. È game over assoluto. Peccato, volevo farvi vedere la sua finisher, però vabbè. Grazie a te, una fai schifo come combattente. And yet Jura taught me one thing. Better to be feared than respected. Ginocchiatona. Ma porca boia, Ares. È ovvio che è Ares, dai, soltanto lui c'ha questo teletrasporto qui. E anche la nostra You have no time for your meddling. We have much to discuss. You may have bewitched my mother once, War God, but I won't tolerate your lies. Infatti. E quindi niente, ragazzi, non c'è molto da dire. Di Hades ne abbiamo già parlato, di Ares ne abbiamo già parlato, di Wonder Woman pure. Non c'è niente da dire, ragazzi. E questa è l'isola dell'Amazzoni, dove crescono, dove nascono solo donne bellissime con una discreta abilità nel combattimento corpo a corpo, delle guerriere perfette. Isola su cui io mi potrei anche trovare abbastanza bene, devo dire. No, non potrei trovarmi abbastanza bene perché mi mancherebbe un controller tra le mani, e senza un controller tra le mani, ragazzi, veramente mi sento nudo senza un controller tra le mani, quindi mi troverei ancora meglio su quello. Ma perché faccio questi discorsi del cucco? Perché devo fare questi discorsi? Perché non posso spararmi in bocca e basta? Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Mettete un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Vabbè, ragazzi.